Finisce 0-0 tra Sora e Fossombrone nella 16ª giornata del campionato nazionale Serie D Girone F, un punto che tutto sommato è giusto per quanto maturato sul campo, un punto che sta bene ad entrambe le compagini, con il Sora che parte bene, poi negli ultimi 20 minuti si addormenta un po' e lascia spazio alla manovra dei marchigiani, che hanno qualcosa da recriminare con qualche occasione sciupata, casuale l'occasione di Gubellini, l'unica occasione di Gubellini nel primo tempo con una traversa appena sfiorata. Nel secondo tempo mister Campolo inserisce Nicolas Veron e la musica cambia, perché l'attacco del Sora sembra avere più vivacità, più verve, è proprio l'argentino a creare un po' di scompiglio. Il Sora che ci crede, soprattutto grazie appunto alle giocate del neo entrato Veron e della classe di Pietro Tribelli. La palla però sembra non voler entrare, qualche occasione stavolta da recriminare per il Sora, però tutto sommato il Fossombrone regge. A 10 minuti dalla fine della partita arriva l'espulsione di Matteo Gemini, che risulta essere un po' l'episodio sliding doors della gara. Il Fossombrone prova a spingersi in avanti con diversi calci piazzati, prova a mettere paura alla porta di Simoncelli, che però è protagonista anche di una bella uscita. Insomma, il Sora tiene bene, il Fossombrone sembra non farcela più, e allora 1-0-0 che tutto sommato muove la classifica. Il Sora scavalca il Riccione, decimo posto in classifica per i bianconeri. Fossombrone che rimane sempre nella zona alta, nella zona medio-alta della classifica. Ripeto il finale 0-0 al Tomei per la 16ª gara del campionato Serie D Girone F, e mercoledì si farà visita all'Avezzano.